Bentornato nel mio canale YouTube. È bello vederti. Auguro a te e alla tua famiglia una buona giornata. E qual è il tuo segno oggi? Oggi è venerdì 20 agosto 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Si può litigare anche silenzio. Poche parole, come piace alla Luna a braccetto con Plutone corazzato, magnetico finché volete ma soprattutto ermetico. Tuttavia, con Urano contro, andare d'accordo con gli altri oggi non sarà facile, gli amici vi vogliono bene, eppure non resistono alla tentazione di stuzzicarvi per poi prendervi in giro notando le vostre reazioni. C'è poco da ridere, punti sul vivo, vi liberate in 4 e 4 dell'armatura per lanciarvi in un corpo a corpo o meglio per sfogare tutta la tensione in un soliloquio violento e insieme comico. Proprio da filmare. Litigi e instabilità nelle coppie. Alcuni partner soffrono dell'indifferenza dell'altro e potrebbero decidere di mollare. Possibili delusioni in amore anche a causa di progetti naufragati. Presto risolverete una questione spinosa che vi affligge da tempo. Portate solo pazienza. Questo è un giorno particolarmente pericoloso per le storie d'amore extra o clandestine, potreste essere scoperti da un momento all'altro. Non è possibile che oggi siate tristi, una notizia, una lieta notizia, potrebbe arrivarvi da un momento all'altro. Se venite a conoscenza che qualcuno sta sparlando di voi o sta tentando di screditarvi, fate esercizio di pazienza e non lasciatevi prendere dal nervoso. Parlate con persone che desiderano ascoltarvi. Lasciate perdere il passato che deve essere archiviato senza ripensamenti. Guardate avanti. Non perdete le speranze, qualcuno potrebbe tentare di riavvicinarsi e concedervi un'altra possibilità. Tuttavia pensateci bene prima di affrontare qualsiasi nuovo rapporto, la vostra situazione è ora molto diversa rispetto al passato. Barare con la persona che vi vuole bene e vi ama non serve se non a farla soffrire inutilmente, non ama essere presa in giro e ogni vostra contraddizione la ferisce nel profondo dell'anima. Oggi andrai d'accordo solo con chi ha i tuoi stessi interessi. Forte intuito. Un po' di nervosismo. In amore, segui il tuo cuore. Non insistete. Non è tempo di riconquistare la fiducia del partner. Dovete aspettare tempi migliori in amore, siate concilianti per evitare discussioni e battibecchi. Le unioni esistenti oscilleranno pericolosamente, i nuovi amori rischieranno di iniziare come sogni e di concludersi con un brusco risveglio. Molti di voi tornano a lavoro con brontolii, voglia di cambiamento spesso irrealizzabile. Non spegnete una parte di voi stessi quando andate a lavoro o a scuola, siate voi stessi sempre. Si apre una nuova giornata di questo bollente mese di agosto e il bilancio che potete fino ad ora trarne è senz'altro positivo. La Luna, dal segno vostro amico fidato del Capricorno, continua a mandarvi influssi benefici che vi migliorano la forma fisica e aiutano a rasserenare anche la condizione psicologica. In questo momento, anche Venere, la dea della salute e del benessere, dall'amica Bilancia, porta fortuna a chi di voi festeggi il compleanno tra il 25 di ottobre al 5 di novembre, gratificato anche da un'avvenenza molto suggestiva e seducente. Qualche dubbio potrebbe esserci nel fine settimana per quanto riguarda l'amore, ma tutto sarà facilmente risolto. Capitolo lavoro, evitate di perdere troppo tempo in banalità. Concretezza, chi non vi dà altrettanto può essere allontanato. Sarà meglio parlare in questo venerdì e non trasferire emozioni negative alle giornate da venerdì e domenica, perché quelle potrebbero essere giornate più faticose da digerire, da gestire. Voglio ricordare che sul lavoro c'è voglia di cambiamento, e probabilmente quelli più in crisi sono quelli che sanno che dovranno rifare le solite cose. Urano vi dà contro, ma di certo non è la prima volta, in compenso a tenerlo buono, camomillando la sua imprevedibilità, provvede il vostro astro guida Plutone in compagnia della Luna, a sua volta aiuto dalla coppia Sole-Marte, tutti quanti in sestile. Bella giornata da trascorrere in compagnia, ma non nella vostra casetta di campagna, tra cucinare per tutti e ripulire dopo sarebbe una bella fatica. Musica e canzoni addolciscono l'anima con una serata insolitamente romantica rispetto alla configurazione astrale del giorno, ringraziate il trigono di Nettuno che vi fa sognare con un concerto dedicato a voi.
Amore ed Eros, mangiare insieme rafforza i legami di amicizia, ma a momenti a tavola scoppia anche qualche discussione un po' troppo vivace, specie se le vivande sono annaffiate da un buon vinello e questa giornata d'agosto potrebbe proprio essere un giorno di quelli. Tensioni col partner, ma se la coppia è scoppiata le amicizie si rivelano un porto irrinunciabile. Non sarà la giornata più intrigante della vostra vita, ma potreste imbattervi in qualcosa di interessante. Se avrete pazienza riuscirete a raggiungere l'agognata meta, e l'amore potrebbe aprire le sue porte. Se avete da poco aperto una relazione a due, questa è destinata a rafforzarsi e a prendere sempre più il volo, in special modo se siete nati della prima e nella seconda decade dello Scorpione. Chi di voi è un cuore solitario, non disdegni i contatti con i nuovi social media in circolazione, pur con i dovuti filtri, potrà ottenere incontri esaltanti e, al limite, amicizie che sono destinate a rafforzarsi. Lavoro e denaro, giornata perfetta per escursioni di stampo culturale, tenere occupati simultaneamente mente e corpo minimizza eventuali disagi di rapporto. Gli ultimi giorni sia al mare sia in montagna vanno goduti golosamente, come l'ultimo boccone di torta o l'ultimo goccio di vino nel bicchiere. Fate un bel respiro e tranquillizzatevi. Con l'ansia che avete in questi giorni infatti non andrete molto lontano. Prendetevi un momento di relax e ritagliatevi del tempo per voi stessi. Saturno nel segno vostro dirimpettaio astrologico dell'Acquario vi pone qualche situazione di noia e di apatia, se ritornate già al tavolo del PC in ufficio e specie se siete Scorpione di ottobre. Non vi date pena e rimediate con la compagnia di colleghi e amici simpatici. Benessere, con voi stessi state benone, a infastidirvi casomai saranno gli altri con battute infelici o atteggiamenti scostanti che vi distraggono. Non permettete a nessuno di rovinarvi questa bella giornata solo perché dissentono dal vostro pensiero e non sono in linea con le vostre idee politiche o sociali, si può essere comunque amici e glielo dimostrerete. Oggi c'è un livello di frustrazione nell'aria che vorrete evitare. State lontano dalle tentazioni, come i dolci, tenendo la mente sulle responsabilità e gli obiettivi. Per lei, faccia attenzione il vostro lui, oggi non vi fermate all'invettiva, potreste anche far volare i piatti, augurandogli che siano di plastica. Punto. Quando perdete il lume sragionate per davvero. Per lui, persi dietro le vostre fantasie o immersi in una trama intricata, non vi accorgete più nemmeno di quanto accade attorno a voi. Si è alzato un vento che fa volare via gli ombrelloni e scendono le prime gocce, ma voi imperterriti rimanete immobili, immersi nei fatti vostri, come se nulla fosse. Colore delle emozioni, blu elettrico. Barometro dell'umore, temporalesco. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 6. Finanze, 6. Benessere, 5. Grazie per aver guardato i miei video. Mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.